Marina di Varazze. Il tuo mondo sul mare. Per questa puntata di The Boat Show vorremmo partire da una frase del principe Ranieri: l'avvenire di Monaco è il mare. Non potrebbe essere altrimenti, anche il posto che abbiamo scelto per iniziare. Alle mie spalle c'è lo Yacht Club di Monaco. Cercheremo di comprendere quali sono le attività, la formazione, grandissima declinazione sportiva, che cosa succede in questa realtà. È ovvio che il percepito è glamour, la patina, siamo a Monte Carlo, ma di fatto attenzione, perché nelle pieghe di questo racconto ci sono davvero tantissime cose da scoprire. In collaborazione con Lexus Self Charging Hybrid. Raggruppare, unire le persone che hanno grande amore ed interesse per il mare, attivare la promozione turistica, ma anche cercare di curare gli interessi, il business di Monte Carlo. Erano queste le tre idee del principe Ranieri III che nel 1953 fondò lo Yacht Club di Monaco. Sono passati quasi 70 anni, ma il DNA è assolutamente lo stesso. Quando lei è arrivato in questo posto, alla fine degli anni 70, eravate in quattro. È come un bambino che è cresciuto, ed è cresciuto abbastanza bene. Qual è il suo sentimento riguardo a questa grande crescita? Allora, devo dire che è cresciuto, è un bambino che è cresciuto con la passione di tutte le gente che lavorano qui e con l'aiuto dei nostri soci. Abbiamo fatto di questo piccolo circolo una cosa importante. Voi avete circa 2.000 soci di 68 paesi del mondo, è molto difficile diventare soci, avete tante richieste, c'è una waiting list, come funziona? È abbastanza difficile diventare soci, abbiamo una waiting list di un po' più di 300 persone, perché vogliamo le gente con la barca, vogliamo le gente che hanno la passione del yachting e del club, che possono portare anche qualche cosa. Qui non è un club dove si vende prenda qualche cosa, è un club dove si porta qualche cosa. Lei ha più volte citato i bambini come futuro. Avete anche un atleta che magari arriverà alle Olimpiadi, no? Un'altra sfida è Malizia 2, Vendée Globe. Qual è l'obiettivo che pensa più possibile? Non è lo stesso obiettivo. Penso che abbiamo una responsabilità per i bambini, per i ragazzi, perché non sono dei bambini, sono più dei ragazzi. Abbiamo una responsabilità per questo, di fare dell'educazione, perché attraverso lo sport sono i valori dello sport, sono le cose che la trasmissione, questo è importante. Più di tutto è di fare di queste ragazze, di fare dei uomini responsabili, adulti e bene con equilibrio. Lo Yacht Club di Monaco ha forme generose, importanti, con i numeri che ci dicono che c'è un'area interna da 5.000 metri quadri, 4.000 di terrazza che sono esattamente a 22 metri di altezza dal pelo dell'acqua. E poi la lunghezza anche dei corridoi, più di 200 metri, 204 per l'esattezza. Io sto utilizzando in questo momento un tono della voce abbastanza moderato, basso, perché sono in un'area assolutamente esclusiva, che è la Clubhouse. L'accesso è vietato ai più, soltanto i soci evidentemente, oppure qualche special guest come noi di The Boat Show in questa occasione. Una realtà che rappresenta l'eccellenza ha bisogno anche in fase di progettazione, di creatività, di un pool di menti illuminati, nello specifico Grange, Wilmut, ovviamente coordinati dal genio creativo di Norman Foster. Ci sta incuriosendo ma anche entusiasmando questa visita in uno degli yacht club più esclusivi del mondo, dove noi di The Boat Show però siamo entrati e stiamo un po' curiosando anche qui nella Clubhouse. In genere andiamo un po' in tutte le parti del mondo per i nostri test, ma in questa occasione rimaniamo in Francia, a Cannes, perché proviamo con il nostro Maurizio Bulleri un Mercury Diesel. Attenzione, in genere Mercury è sempre associato al mondo della benzina, però tecnologie sviluppate
sviluppo possono essere applicate e come anche ad un motore diesel. In questa occasione montato su un gommone Pirelli P0. Allora, cerchiamo di scoprire questo nuovo mondo che riguarda Mercury. Oggi siamo a bordo di un gommone, il Pirelli 1100 Cabin, ma la nostra attenzione si concentrerà sul sistema di propulsione. Vogliamo conoscere i vantaggi della motorizzazione diesel e soprattutto scoprire il nuovo motore Mercury 3.0L. Sono praticamente in sala macchine, cofano aperto, insonorizzazione nulla. Eppure il rumore che sento, al minimo, ma con marcia ingranata, l'invertitore che gira, è tutt'altro che fastidioso. Questa unità è un 3000 cm cubi, realizzati con 6 cilindri a V ed è prodotta da FCA, uno dei principali fornitori di propulsioni in tutto il mondo, ma l'ha realizzata per Mercury, che è il principale produttore mondiale di motori marini. Guardate come l'hanno fatto, hanno inserito in quella forma tutti gli accessori del motore, ben compattati. E in questo modo si riescono a montare i motori in maniera precisa, molto vicini uno all'altro, per avere più rendimento. Questo Pirelli 1100 Cabin è l'ultima versione, quella con un restyling rinfrescato, più elegante del solito. I motori invece sono la versione più potente, 270 cavalli. Depotenziati li trovate anche a 230 cavalli. Naturalmente il motore è fatto per essere interfacciato alle strumentazioni SmartTrack e essere comandato con le manette elettroniche oppure meccaniche. Naturalmente c'è il joystick, sia per la versione entro fuori bordo, sia per la versione entro bordo. Questo motore infatti può essere utilizzato per propulsioni idrogetto, per propulsioni in linea d'asse, oppure, come in questo caso, con i piedi pompieri. Abbiamo la versione Bravo 1, quella con singola elica. A 1850 giri minuto, velocità 14 nodi e mezzo, il gommone è in planata. E a questa andatura consumiamo 1,6 litri di carburante per ogni miglio di navigazione. Ecco, probabilmente qui già si comincia a capire perché montare una motorizzazione diesel, adatta soprattutto a chi userà il gommone intensamente, magari 300-400 ore l'anno. A questo punto scatta la convenienza sul costo del carburante. Questi V6 hanno la loro coppia massima appena a 2200 giri minuto e sto cercando proprio di raggiungere quel regime. Solo che sono così pronti in accelerazione che devo agire con molta cautela sulle manette. Altrimenti scattano paurosamente. Ora siamo nel regime di coppia massima, qui dovremo trovare il miglior rendimento del motore. 20 nodi di velocità, perbacco, proprio alle andature di crociera, e 1,7 litri per miglio. Questo non è esattamente un gommone da corsa, voglio dire, è lungo 11,37 m ed è piuttosto largo, 3,54 m, e così, in questa configurazione, il suo peso sfiora le 3 tonnellate. Poi abbiamo la bellezza di 560 litri di carburante. Insomma, non possiamo attenderci prestazioni brillanti. Ma questo motore, ma sentite che accelerazione ha? Ah, è fantastico, voglio provarlo. Siamo a 20 nodi e adesso metto giù la manetta. Pronti? Via! 25, 30, 35, 38! Beh, per essere un diesel è scattante, non vi pare? L'alimentazione è Common Rail, il rapporto di compressione è 16,5 a 1, non è esagerato. E poi hanno fatto anche
dei test di sopravvivenza, di durata, lo hanno spremuto con cicli che vanno ben oltre l'uso diportistico. Probabilmente lo vorranno impiegare anche nell'heavy duty, cioè per le imbarcazioni commerciali, professionali. Noi adesso però lo spremiamo alla nostra maniera. 25 nodi, consumo sempre 1,7 litri per miglio. Non gli piace il trim e non lo uso. Lo lascio nella posizione più bassa. Do solo gas. Questa unità ha una turbina a geometria variabile raffreddata ad acqua. Per quanto riguarda l'architettura del motore, ha 4 valvole per cilindro e la testata è di alluminio. Uno dei principali motivi per cui Mercury è andata verso questo tipo di motore è la riduzione delle emissioni e dell'impatto ambientale. Questa unità risponde alle norme Tier 3. 30 nodi, siamo passati a 2 litri per miglio. Il rumore non è aumentato, la velocità sì. Ok, adesso è il momento di provarlo alla massima andatura, ma siccome il mare si è un po' alzato, beh, preferisco scegliere un'altra direzione, questa. E poi, dopo aver messo giù la manetta, trovare la posizione migliore del trim. Il regime sale. No, ancora un po' di trim. Col mare in poppa va meglio se do qualche grado in più. 42 nodi a 3950 giri minuto. A tutta forza 2,6 litri per miglio. Forse con un'elica un po' più corta, guadagnando quei 250 giri che lo porterebbero al regime di massima potenza, vale a dire 4200 giri minuto, sarebbe ancora più veloce. In tanti anni di storia lo Yacht Club ha avuto diverse imbarcazioni rappresentative, ma ce ne sono due in particolare che rappresentano proprio l'emblema di questa realtà. Una è il Twiga, il modellino lo vedete alle mie spalle, barca sicuramente dal grande fascino. L'altra, molto più moderna, è un Imoca 60 che si chiama Malizia 2. Nel prossimo novembre partirà per la Route du Rhum con l'obiettivo magari di salire sul gradino più alto del podio e poi in prospettiva futura, e questo è un pensiero molto caro a Pier Casiraghi che è il vicepresidente, magari partecipare al Vendée Globe. Stiamo raccontando la storia, l'essenza di questo club, e lo sport pesa in maniera davvero importante e anche bella, no? Sì, certo, penso che tutti i club hanno sempre voglia di avere una parte sportiva importante, dalle piccole barche, dai membri, dai ragazzi, e anche delle barche più importanti. Dunque è sempre stato nell'essenza della DNA del Yacht Club di Monaco. Avete due barche che sono un po', non dico il vostro fiore all'occhiello, però rappresentano quel qualcosa in più. Il Twiga ed il Malizia, due, anche se evidentemente sono molto diverse. Partiamo dal Twiga. Sì, sono molto diverse, però quando le guardiamo adesso, però nel spirito con cui sono state costruite sono molto simili, perché all'epoca il Twiga era il massimo della tecnologia, erano le barche più veloci, erano le barche più prestigiose per fare delle gare. Malizia è stato costruito in quell'obiettivo. Hai voluto fortemente il progetto di Malizia, che sta per partire per la Route du Rhum, quindi insomma è qualcosa davvero di strategico, per poi puntare al Vendée Globe. Come avete costruito questo progetto? Beh, il Vendée Globe è un mito, è qualcosa di... L'Everest dei mari, lo definisco. E forse è di più che l'Everest, perché se... Si pensa che più di 5.000 persone sono salite sull'Everest e solo 100 hanno fatto il Vendée Globe. Dunque è qualcosa di molto particolare e molto difficile. L'ultima cosa che ti chiedo invece riguarda Solaris, progetto comunque di sostenibilità ambientale che rappresenta il futuro, magari si allinea anche un po' a altri mondi come la Formula 1 oppure la Moto E.
qual è la vostra idea, che tipo di lavoro fate? Beh, proviamo a aiutare con il nostro evento ogni anno a luglio sulle barche elettriche, le gare di barche elettriche, barche solare. Io penso che questo comunque è il futuro, e vediamo già che su tanti laghi è proibito andare con barche a motore. Io penso che anche in un futuro andare vicino alla costa sarà proibito con barche a motore per l'ambiente, anche per la sostenibilità. Dunque è qualcosa che puntiamo, e vogliamo essere i primi a creare questo tipo di evento di importanza con barche elettriche. In un mondo come quello di Monte Carlo, che nel nostro percepito nel corso degli anni rappresenta il fashion, la bellezza, la modernità e poi l'esclusività di bellissime barche, donne o anche macchine, ci sono dei temi sicuramente che rappresentano il futuro, lo abbiamo sentito anche nell'intervista di Pier Casiraghi. Uno di questi è la sostenibilità, le energie alternative, quello che può essere l'ibrido, le nuove frontiere. In quest'ottica non soltanto barche, ma anche quattro ruote, una vettura che rappresenta anche il giusto anello di congiunzione tra quello che può essere il mare e l'asfalto. Il tema stilistico si ispira alla passione. Gli schizzi iniziali puntavano alla creazione di una silhouette sinuosa che poggiasse su pneumatici più grandi, ma allo stesso tempo era necessario assicurare uno spazio adeguato per i passeggeri e offrire la massima comodità di accesso in auto. Oggi, a quasi 30 anni dal lancio di questo modello rivoluzionario, la LS di quinta generazione si impone come un nuovo capitolo di questa storia grandiosa, sfoggiando affinamenti incredibili in termini di design, tecnologia e performance. Il risultato segna un nuovo concetto di ammiraglia. La griglia a clessidra è diventata la caratteristica distintiva della cifra stilistica Lexus. Il design dei nuovi interni coniuga la tradizione estetica giapponese alle più avanzate tecniche di produzione. Un connubio che si rispecchia nell'illuminazione soffusa, grazie a cui i braccioli sembrano quasi fluttuare accanto ai pannelli delle portiere, e nel modo in cui la lavorazione del legno ha portato alla realizzazione di schemi eleganti e ben definiti. Le straordinarie competenze degli artigiani Takumi impreziosiscono la qualità di tutti i modelli Lexus. Ma con lo sviluppo della nuova LS, il brand ha deciso di spingersi oltre e diffondere ancora di più l'estetica e le tradizioni del sollevante, con un design avanzato e con le tecnologie più innovative. Il design della nuova LS Hybrid assicura un'aerodinamica senza precedenti. Il coefficiente di penetrazione è pari a 0,28. LS Hybrid monta una motorizzazione full hybrid che sfrutta il nuovo, rivoluzionario multi-stage hybrid system. Il sistema sfoggia un motore benzina 3.5 V6 aspirato a ciclo Atkinson. Due motori elettrici e una batteria agli ioni di litio estremamente compatta. L'importanza di questo modello per il brand Lexus è il modo in cui ne incarna la tradizione, l'immagine e i valori. Promozione turistica, formazione e sviluppo, unire le persone che amano il mare, ma anche cluster yachting. Esattamente, che cosa significa, chi sono i player e che ruolo recita lo Yacht Club? Cluster of yachting in Monaco started in this building about 4 years ago.
Il cluster Yachting a Monaco fu avviato in questa struttura circa 4 anni fa ed eravamo io, Bernard, il segretario generale dello Yacht Club, e con altri si parlava di cercare di creare un'associazione che rappresentasse i professionisti del panorama dello yachting a Monaco. Non esisteva nulla di simile e questo accadeva nel 2014. L'obiettivo iniziale era in particolare quello di provare a comprendere quanti di noi lavoravano nello yachting professionale, ad esclusione dell'equipaggio, e cercare di spiegare alle autorità locali e al governo cosa stavamo facendo e perché, cercando di creare e stabilire un dialogo con loro, al fine di incrementare le nostre possibilità e spiegare questa opportunità. La maggior parte delle persone non realizza che dietro ognuno di questi yacht, potete vederli qui nel porto, ci sono delle persone che li hanno immaginati, alcune che li hanno disegnati, altri che li hanno costruiti. E quando dico delle persone, intendo molte. E quando la barca è ultimata e spedita, deve essere anche assicurata. Si deve assegnare un equipaggio che vive a bordo e che mangia 3 volte al giorno. C'è un incredibile business che coinvolge ognuno di questi yacht. E viste le dimensioni del porto, puoi immaginarti che business realizzano tutte queste barche insieme. Marina di Varazze, il tuo mondo sul mare. L'idea di partenza nella realizzazione del Marina di Varazze è stata di raccogliere intorno al cliente un mondo di servizi al fine di garantire la migliore esperienza di vacanza e navigazione possibile. Marina di Varazze si estende su una superficie di 230.000 metri quadri circa, conta 807 posti barca, di cui 100 destinati alla nautica sociale, un tema certamente importante, 950 posti auto, una circa 20 tra esercizi commerciali, ristoranti, bar e negozi, 36 residenze e un'ampia offerta di cantieristica navale che varia dalla barca più piccola, il Natante di pochi metri, sino al mega yacht di 60 metri. Sono Giorgio Casereto, direttore della Marina di Varazze. Lo specchio acqueo è di 144.000 metri quadrati. Il complesso dispone anche di prestigiosi appartamenti, 900 posti auto, colonnine di ricarica Tesla, ristoranti, bar e negozi. Marina di Varazze è caratterizzata da una zona centrale di ormeggio e da 2 zone laterali. Quella centrale, diciamo, è la zona privilegiata perché consente di raggiungere la galleria commerciale, quindi tutti gli esercizi, in pochissimi minuti. Godono di estremi benefici anche le 2 aree laterali e sono prevalentemente suddivise in una parte levantina dedicata alle barche a vela e una parte ponentina dove si concentrano maggiormente le barche a motore. Esistono poi 2 altre aree che sono i 2 bracci di sopraflutto e sottoflutto. Sono 2 aree estremamente importanti. Intanto sono 2 aree sicure, sono 2 aree protette, poi hanno dei punti di forza diversi rispetto alle aree centrali perché sono facilmente raggiungibili con le vetture. Le vetture spesso possono trovare posteggio direttamente a poppa della barca. Sono soleggiate tutto il giorno, tutto l'anno praticamente, dalla mattina alla sera. A me piace sempre sottolineare il fatto che chi entra in Marina di Varazze gira un po' uno switch, lascia la vettura, attraversa dei corridoi, entra in modalità vacanza. Vede subito questo clima già di ferie proprio, di rilassamento, lo percepisce già in banchina e poi si avvicina alla barca. Si dimentica di quello che è il mondo quotidiano, della quotidianità, del lavoro, del resto. E questo è un gran punto di forza. Noi andiamo molto fieri. Sono Liliana Molin Pradelle. Alla qualità Marina di Varazze associa il concetto di libertà del servizio. L'armatore può scegliere se occuparsi in parte o totalmente della propria barca, appoggiandosi ai servizi di assistenza nautica presenti in porto, oppure demandare interamente il compito a Marina di Varazze. Una cosa che ci rende orgogliosi è il fatto che da un paio d'anni a questa parte la Marina di Varazze è diventata la sede dei principali brand cantieristici nazionali e non.
Oltre alla consolidata presenza del gruppo Azimut Benetti, vista anche l'origine del porto che nasce da questo gruppo industriale, tutti gli altri cantieri hanno stabilito la loro sede presso il nostro porto turistico, sia una sede commerciale che una base tecnica per il varo delle imbarcazioni e l'assistenza tecnica. Di fatto oggi chiunque nell'area nord tirrenica, nell'area nord del nostro paese, è alla ricerca di un'imbarcazione, ha una tappa obbligata alla Marina di Varazze e questo per noi è un eccellente veicolo promozionale. Una ricca e vivace galleria commerciale fa da cornice e si traduce in un ulteriore punto di forza. La nostra galleria commerciale è un po' il nostro fiore all'occhiello. È un punto di incontro non soltanto per i nostri diportisti, ma anche per i turisti che così si avvicinano alla Liguria. La tipologia di una clientela in grado di cogliere l'opportunità ha spinto il Marina di Varazze nella promozione della propria immagine all'estero, con eccellenti risultati e riflessi positivi per il territorio. Numerosi armatori stranieri hanno nell'ultimo anno scelto la Marina di Varazze quale base per il loro diportismo nautico. Questo è frutto di un'attività importante in termini di promozione sul territorio che la Marina di Varazze ha fatto orientandosi ai mercati nord-europei. Questo a dimostrazione del fatto che riuscendo a fare sistema tra soggetto pubblico e soggetto privato si potrebbero veramente mettere in campo delle energie importanti per promuovere il nostro territorio su questi mercati dalla grande potenzialità con significativi impatti per l'intero territorio. Nei punti di forza spicca la sicurezza in mare. Risultato di un percorso che il Marina di Varazze gestisce in accordo alla Capitaneria di Porto. Una forma ulteriore che mette al centro delle attenzioni gli ospiti del Marina di Varazze. La sicurezza in mare è un altro punto di forza. Noi diamo molta importanza al rapporto con i nostri ospiti e con la Capitaneria. Cerchiamo di fornire dei servizi che possano garantire all'armatore l'opportunità di vivere il mare in totale sicurezza. Grandi novità in vista per la Marina di Varazze e non solo, anche per la città di Varazze. Nei prossimi mesi, infatti, partiranno le attività di riqualificazione del vecchio sito industriale Baglietto, dismesso da moltissimi anni e recentemente riavviato alle attività cantieristiche. Sono importanti queste attività perché rappresentano il naturale completamento del progetto del porto, che a suo tempo rimase leggermente incompiuto, e consentiranno anche di realizzare il collegamento, la passeggiata a mare tra la città di Varazze e il porto. Altro aspetto importante di questa riqualificazione è la ripartenza delle attività produttive nello storico sito Baglietto. Ripartenza che vede Marina di Varazze assolutamente protagonista, perché siamo attori primi nella conduzione del cantiere navale che lì sta nascendo. Un cantiere navale che si propone ad imbarcazioni fino a 60 metri di lunghezza, consentendo quindi alla Marina di Varazze la proposizione di un'offerta molto ampia di servizio che va dalle imbarcazioni più piccole, il natante, il gommone, il gozzettino di qualche metro, sino all'imbarcazione più grande e più importante, con un impatto significativo sia nelle attività portuali che anche nell'indotto cittadino. Marina di Varazze, il tuo mondo sul mare. Nel corso di quasi 7 anni di programmazione vi abbiamo inviato cartoline un po' da tutte le parti del mondo, ma di certo quella di Monte Carlo fa sempre un grande effetto. Nella puntata di oggi abbiamo provato a raccontarvi la storia, ma anche la tradizione, la cultura sportiva ed il business dello Yacht Club di Monaco. È una realtà di primissimo livello, abbiamo avuto la fortuna di entrarci. Vi ritorneremo la prossima settimana per entrare un po' nello specifico del calendario delle attività sportive, se avete la possibilità, la voglia di venire a seguire magari le regate qui a Monte Carlo. Mi fermo, una cartolina ancora una volta inviata ai vostri amici da Monaco, da Monte Carlo, e ricordate, con The Boat Show, perché la nostra rotta è quella delle emozioni. Ma
Marina di Varazze. Il tuo mondo sul mare. In collaborazione con Lexus Self Charging Hybrid.